Vedete loro cosa hanno fatto? Hanno tagliato la plastica. In settimana io ho lanciato una sorta di sondaggio, diciamo così. Il primo video che volete vedere è per quanto riguarda il Blockshaft 2. Innanzitutto partiamo con il dire, per chi di voi non lo sa, che cos'è Blockshaft. Adesso andiamo a vedere il lavoro che è stato fatto. Però vi faccio vedere garanzia, mica garanzia, incartamenti vari. La serratura. Questa chiave qua, vedete che è tonda, l'andate ad inserire qua dentro. Il prossimo video, ragazzi, penso che vi anticipo già che sarà il discorso del GPS, del tracker che abbiamo montato noi. Eccoci qua, ragazzi, bentornati in un nuovo video, o benvenuti per chi non è iscritto, per chi è la prima volta che mi vede. Siamo tornati sul camper, sempre con il computer, anche perché se vi siete persi lo scorso video, ve lo lascio qua sopra nelle schede, che stavamo parlando del Blockshaft che abbiamo montato. Quindi oggi non è che mi vedete uguale all'altra volta, ma è perché sto facendo un video uno dietro l'altro. Poco tempo fa avevo fatto un sondaggio sulla community del canale di YouTube ed è uscito fuori che volevate anche capire e vedere quale GPS localizzatore abbiamo voluto montare sul nostro mezzo. Noi ci abbiamo già l'antifurto sia perimetrale che volumetrico, se poi se volete farò un altro video al riguardo che vi spiegherò bene quale, come funziona tutto il resto. Però in più, visto che siamo in un periodo sempre che qua i furti, pam, alle stelle, abbiamo voluto montare, anzi ho voluto perché Claudia, sono io quello fissato, tecnologico su queste cose qua, ho voluto montare anche un GPS localizzatore, che, attenzione, per chi non lo sa, non è che serve a non farti rubare il mezzo. Il mezzo, se vogliono, purtroppo te lo rubano lo stesso. È un localizzatore che in tempo reale ti fa vedere dove è parcheggiato il van, se te lo stanno rubando, se è in movimento e altre piccole informazioni che a breve vi farò vedere. Questo ce l'abbiamo già su da un anno. Un anno fa avevo fatto un po' di ricerche su Amazon, così sui vari siti, e aspettate che chiudo qui un attimo perché c'è un vento, non vorrei che non si sentisse niente, anche perché ho iniziato a fare il video che c'era il sole e adesso sta, non so, per arrivare a piovere, non lo so, succedono sempre queste belle cose quando uno fa i video, ma ci sta. E il discorso è questo: ci sono tanti localizzatori che tu li puoi andare a mettere all'interno del van, nascosti, mica nascosti, attaccati alla batteria o con delle batterie a sé, però in tanti magari non ti facevano vedere bene la posizione reale, magari avevano un po' di lag tra un aggiornamento e l'altro, e non è che sinceramente mi piacevano più di tanto. Quindi allora cosa sono andato a fare? Sempre cercando su Amazon, ho trovato un tracker, un localizzatore, che vedendo anche le varie recensioni, che devo dire che mi era piaciuto molto, no? Allora ho detto vabbè, ciao, proviamolo e vediamo un po' com'è. Ad oggi praticamente io l'ho acquistato il 13 di luglio del 2021, quindi comunque è passato quasi un anno, il van l'abbiamo usato parecchio, quindi devo dire che ad oggi sono non contento, di più ancora. Non mi pagano per fare questa recensione, almeno non ancora, la voglio fare io, perché comunque secondo me al momento che ti vai a trovare bene con qualcosa, magari lo puoi comunque consigliare a qualcun altro che lo vuole cercare, che sta cercando o che comunque magari l'ha già anche preso, e ci possiamo un po' relazionare, vedere un po' come mi trovo io, come si trovano gli altri. Quindi secondo me è una cosa molto molto buona questa. Adesso in un attimo vado ad attivare la registrazione sul computer e vi faccio vedere un po'. Il GPS in questione è il MoxTrack, lo potete appunto trovare su Amazon, io l'ho comprato su Amazon, anzi vi lascio poi dopo appunto anche il link qua sotto in descrizione se volete andare a vederlo, se volete acquistarlo. Accendiamo la registrazione sul computer. Già dalla prima immagine, come potete vedere, adesso vediamo se ve la riesco, ok? Se ve la riesco a zoomare. Allora, andandolo, partiamo subito dalla nota dolente, oddio dolente, dalla cosa che interessa a tutti, costa 119 euro. E che cosa vi danno con questi 119 euro? 12 mesi di servizio, una SIM è all'interno, attenzione, questo qua non va né aperto né sostituita la SIM, non va cambiato nulla. C'è dentro un traffico che praticamente è incluso nel primo acquisto dei 119 euro. E queste qua invece sono le varie opzioni che ti possono mettere. Ti possono arrivare l'allarme con il taglio dei cavi o la manomissione. L'uscita digitale del blocco motore, perché cosa succede? C'è anche un discorso elettronico che può bloccarvi il motore. Io non l'ho fatto perché ho il Blockshaft, ho già il mio antifurto, quindi non l'ho fatto installare, ho fatto installare solo il GPS, però è un'opzione in più. Ha una localizzazione in tempo reale e storico, quindi ti dà anche la cronologia. Il controllo velocità e andatura, questo è un plus che vogliono aggiungere, ma vabbè, io non lo uso. E poi ci sono tutta una serie di allarmi personalizzati. È disponibile con la web app, lo potete scaricare dal Google Play, anche dall'App Store, quindi funziona sia con Android e sia con il discorso Apple.
appunto può essere installato, vi dice, su qualsiasi tipo di questi mezzi che hanno un voltaggio compreso tra i 6 volt e i 30 volt. Essendo anche piccolo, praticamente lo potete installare, pensate ad una moto, il sottosella lo potete incastrare e imboscare dove volete, quindi è molto comodo. Ritornando al discorso dei costi di servizio, lo diciamo subito così via il dente via il dolore: la prima volta che lo acquistate sono 119 euro e per i primi 12 mesi non dovete pensare a niente, vi dice tutto lui, il servizio attivo, l'assistenza attiva, bla bla bla. Dopodiché cosa succede? Non c'è l'obbligo di rinnovo, quindi potete tranquillamente lasciarlo morire, così ovviamente andate a perdere il discorso del servizio continuativo dell'assistenza. Come potete vedere qua, i costi di servizio, vedete, al termine del periodo incluso pagherai solo il rinnovo, scegli tra i piani quello più adatto a te. Senza obbligo di rinnovo paghi solo quando lo usi, quindi se voi siete gente che non usate il camper magari da full timer o lo usate solo nel periodo estivo o solo nel periodo invernale, quando finisce il vostro abbonamento non fate assolutissimamente nulla. Nel momento che voi lo andate ad utilizzare andate a pagare 49,90€, quasi 50 euro, e si riattiva tutto come prima. Se no, se siete gente magari come noi che comunque il weekend o inverno, primavera, estate lo usiamo bene o male in tutte le stagioni, cosa andate a fare? Andate a fare il rinnovo automatico, io ho fatto questo, che ve lo scalano dalla vostra o conto corrente o carta di credito, e pagate 39,90€ all'anno, quindi 40 euro, cifra tonda, anziché 50 euro. Secondo me, per quello che offre, ragazzi, è un prezzo della Madonna, e adesso vi spiegherò anche il perché. Vedete, questo qua è il kit tutto incluso, il GPS in questione, la SIM internazionale con più di 100 paesi al mondo, poi vabbè l'applicazione, l'icona dell'applicazione, dovrai solo farlo installare dal tuo professionista di fiducia. La SIM è inclusa, quindi nessun problema come vi dicevo prima, è inclusa nel costo dell'abbonamento annuale e ti permetterà di usarlo in oltre 100 paesi al mondo, senza pagare nessuna tariffa extra. Questo tutto sommato è un discorso di disegnino standard, che praticamente è una stupidata. Vedete il positivo e il negativo della batteria, dai 6 ai 30 volt, ricordate, se avete i mezzi che vanno dai 6 ai 30 volt, in questo caso sono 12 volt il camper, quindi non c'è nessun problema, quindi vedete, basta collegare tre fili. Questo qua è il packaging, quando voi lo andate ad aprire per la prima volta, qua dentro andrete a trovare il vostro GPS, che appunto è piccolino così. Non ve lo posso far vedere ovviamente perché è sotto imboscato in mezzo ai fili, in mezzo alle cose, quindi è stato installato apposta nascosto. Qua ti fa vedere tutto il processo dell'installazione, per chi di voi è capace di fare queste cose, elettricista, quello che è, non c'è nessun tipo di problema. Potevo farlo anch'io, però cosa ho detto, invece di star lì a farlo e tutto, io l'ho fatto montare quando ho fatto montare anche l'antifurto del camper, quindi ho detto vabbè, glielo do insieme e mi monta tutto lui. E dietro, come potete vedere, c'è tutto il discorso dell'installazione dell'app, vi spiega tutto l'ambaradam. La cosa bella è che adesso io qua sotto l'ho coperto, c'è il QR code, e c'è anche il QR code sul dispositivo, come vedete qua. Quando voi installate l'applicazione e andate a fare tutto, potete scansionare direttamente il QR code che trovate qua e automaticamente si abbinerà e l'applicazione riconoscerà il vostro dispositivo, e poi andrete ad inserire tutti i parametri che adesso vi faccio vedere. Andiamo ad aprire l'applicazione MoxTrack. Vedete, già subito vi fa vedere dov'è localizzato il vostro van. Ed è, ragazzi, una posizione, praticamente c'è un'accuratezza della miseria, è proprio qua. Potete scorrere, vedete, c'è la varia mappa, è un po' come Google Maps. Questa è la prima pagina, ovviamente io ho già inserito il tutto. Adesso proviamo a fare una prova, aggiungi dispositivo, vedete cosa vi dice? Ti fa vedere cosa tu devi andare a scansionare, come vi dicevo prima. Ho trovato l'etichetta, vai ad inserire il codice email seriale, fai continua, vai avanti, adesso io non posso far continua perché l'ho già installato, e vi dice il tutto. Adesso torniamo indietro. Una volta che avete installato tutto l'ambaradam, allora in alto a sinistra, come potete vedere, dove ci sono le tre lineette, c'è l'account Andrea Meifredi, account e password, mappa ed aspetto, vabbè, aiuto, informazioni ed esci. L'account e password ovviamente ci sono dentro i vostri dati. Invece per quanto riguarda la mappa e l'aspetto la potete anche cambiare, vedete, poi qua ci sono tutti i parametri, mappa satellitare più stradale io ho messo, la trasparenza, poi dopo ve lo potete spippolare bene come volete voi. Se tornate indietro, sempre c'è la prima pagina, andate su, io adesso il nome di Wally, poi dopo un domani vi faremo vedere quando ci sarà il van tour del perché di Wally, ve lo spiegherà Claudio. Qua vi fa vedere tutto, la latitudine, la longitudine, il discorso che è online, quindi vuol dire che l'apparecchio al momento funziona attivo. Vi fa vedere il segnale, 1, 2, 3, 4, sono 5 pallini in totale, adesso ce ne sono 4. E l'ultima icona, come potete vedere qua, sono i satelliti, 22 adesso, quindi è buono. Calcolate che vi dico una cosa, quando è al coperto, è al chiuso, in un rimessaggio, lui cosa succede? Funziona sempre il GPS, ve lo trova. Vi farà vedere l'icona che è praticamente su un edificio,
Ovviamente dentro vi dirà che non c'è segnale, però vi dirà che lì dentro, se dovesse essere rubato nel momento che esce fuori, si attiva il tutto e vi fa vedere il tracciamento, quindi non vi preoccupate sotto quell'aspetto lì. Qua è molto buono perché vi fa vedere la velocità, l'altitudine, accensione in questo caso è spento, il contachilometri. Allora, il contachilometri è un attimino, non è che sia proprio perfetto, perfetto, perché magari ti conta, non va uguale al discorso del contachilometri della vettura, però potete farlo aggiornare tramite l'assistenza, dopo vi faccio vedere come. La direzione della bussola, lo stato in questione fermo e la cosa bella è che vi fa vedere anche il voltaggio della batteria del motore. Adesso la batteria è a 12,68, se doveste metterlo sotto carica 2,20 sale 13-14, vi fa vedere proprio il voltaggio così com'è. Quindi voi anche da remoto, se state a casa e avete paura che magari la batteria del motore si sta scaricando e non sapete come fare a vederlo, potete entrare qua e vedete il discorso della batteria motore. Potete impostare anche il settaggio che vi invia anche un messaggio se dovesse scendere, non so, sotto l'11, vi invia il messaggio e vi dice: guarda che la batteria del motore si sta esaurendo, quindi questo non è da sottovalutare. Posizione del 28 di maggio alle 17:24, aggiornata 25 minuti fa. Perché questo? Perché quando il veicolo è fermo, che lui dice non sta succedendo niente di strano, vado in una sorta di, non dico stand by, però ti do l'aggiornamento un po' più in là, perché non c'è bisogno che ogni 30 secondi io ti dico dov'è, anche perché facendo così andrai a consumare molta più batteria del mezzo. Quindi si regola lui da solo e vi dice: è fermo in una situazione di stop. Te lo faccio vedere ogni 15 minuti, ogni mezz'ora, ogni ora, se lo regola lui, quindi ottimo anche per la salvaguardia della batteria. Potreste condividere la posizione, quindi ad amici, a familiari, parenti, quello che è. E qui adesso entriamo in un'altra categoria di opzioni. Potete scegliere allarmi avvisi, stato dell'abbonamento, e potete vedere come siete messi, condivisione e privacy oppure impostazioni. Andiamo su allarmi avvisi, che è quello che secondo me magari adesso ci toglierà un pochino più di tempo. Come potete vedere è diviso in zone perimetri, controllo del mezzo e allarmi. Sono tre categorie. All'interno di queste categorie qua cosa c'è? Entra o esce da una zona. Anche perché questo? Perché potete andare a selezionare dalla mappa, potete disegnare una zona, non so, per esempio voi lo lasciate fuori da casa vostra, nel parcheggio sotto casa vostra. Andate sulla mappa, perché ve lo fa vedere, andate proprio a disegnare con il dito un quadratino, praticamente includendo dentro ovviamente il vostro veicolo, e potete dire: se esce da questo perimetro, perché non so, viene trascinato il mezzo, ve lo portano via col carro attrezzi, o ve lo mettono in moto e ve lo portano via. Appena esce da questa sorta di perimetro, suona e vi manda il messaggio: guardate che vi stanno trascinando il mezzo, guardate che il mezzo è in movimento. Se non siete voi che l'avete fatto, ovviamente andate a vedere perché. Se siete voi invece skippate la notizia, chi se ne frega. E qua vi dice anche il tipo di avviso: nessun avviso, ricevi una notifica, email. Sono un po' come quando impostate le cose sul cellulare, le email sul cellulare, i messaggi di WhatsApp, quelle cose lì. È tutto personalizzabile. Se siete degli smanettoni, è pane per i vostri denti. Se non siete degli smanettoni, ragazzi, cioè, è una stupidata, eh? Cioè, perdete 5 minuti in più, ma ce la si può fare. Per esempio, guardate un attimo, io adesso avevo impostato Emiliano Varese, che è il ragazzo del video, del discorso delle sospensioni del video che avevo fatto la volta scorsa, il meccanico, che avevo impostato se entra e esce, perché quando gliel'ho lasciato lì una settimana l'avevo fatto, o se no capannone, che è dove io tengo il van al capannone. Se entra e esce mi avvisa. Potete fare un casino di zone, io adesso ho fatto queste due. Andiamo a aprire Emiliano. Vi va dove avete fatto il disegno, come potete vedere. Io avevo fatto il disegno e questo vi dice che praticamente il van era lì. Se entrava e usciva da qua, suonava. Skippiamo indietro. Perimetro automatico. Questo lo potete scegliere voi, nel senso che quel perimetro di prima lo fate in maniera manuale e poi lui ogni volta vi avvisa e rimane salvato finché non lo cancellate. Se no, se non volete fare quello, comunque lui in maniera automatica, nel momento che voi spegnete il van, potete impostare come vedete un minuto o se no più di più, nel momento che voi girate le chiavi, perché attenzione vi dà anche, nel momento che voi accendete le chiavi, all'accensione e allo spegnimento, vi arriva la notifica: è stato acceso, è stato spento il veicolo. Quando voi lo spegnete, che siete in sosta, se non lo riaccendete nel giro di un minuto, viene attivato il perimetro. Se viene spostato, viene trascinato via, io sono impostato a 100 metri, 103 metri. Nel raggio del perimetro lui praticamente attiva un raggio di perimetro virtuale di 100 metri. Se esce fuori da questi 100 metri automaticamente vi arriva un messaggio. Queste sono le prime due funzioni. Poi c'è l'altra categoria del controllo del mezzo. Scusate ragazzi, questo qua sarà un pippone di un po', vedrò di skipparlo un attimino, ma per chi interessa sono tutte funzioni che secondo me, se io dovessi vedere il video,
a me interesserebbe se devo comprarlo, più che altro perché poi dopo scrivetemelo qua sotto nei commenti se sono stato bravo o sono stato una rottura di balle. Vedete, accensione o spegnimento, io l'ho attivato, se accendi o spegni questo ti manda un messaggio. Limite di velocità, io l'ho spento anche perché sinceramente non mi interessa, superate un limite e questo vi manda il messaggio. Forte impatto, io l'ho attivato, per quale motivo? Se io parcheggio il van in un parcheggio del supermercato o da qualsiasi altra parte, vado in spiaggia, vado in casa, sono via, mi vengono addosso, me lo tamponano, me lo picchiano, questo tramite un accelerometro che ha all'interno il GPS proprio, vi manda un messaggio. Quindi anche questo, se voi siete via, sta succedendo qualcosa, magari i ragazzi non potete intervenire perché siete lontani, però la cosa bella, ed è il plus del perché io ho comprato questo localizzatore qua, è che se anche io non posso fare niente, però vengo avvertito, so cosa sta succedendo al mezzo in tempo reale, e secondo me questo qua è un plus proprio intramontabile. Controllo andatura, io l'ho spento, ti dice l'andatura, se viene rilevata un'andatura imprudente, così vabbè, chi se ne frega. Sosta eccessiva, anche questo qua, skippiamo, io non l'ho fatto, se lo lasciate fermo da tanto tempo. Allarmi, voltaggio batteria, quello che vi dicevo poco fa, io l'ho impostato su un voltaggio di 11,7 volt. Se questo va sotto gli 11,7, mi arriva subito un messaggio, guarda che attenzione che la tua batteria si sta esaurendo. Allora vai al rimessaggio, vai dove ce l'hai e puoi intervenire. Questa è una cosa buona per chi magari anche il van o il mezzo non lo usa per tanto tempo. Se la batteria va sotto, potete andare a vedere del perché sta andando sotto. Traino o sollevamento, questa è una cosa secondo me non da sottovalutare. Potete sempre impostare il tono di avviso. Per chi di voi ha anche Telegram, ricevi una notifica, l'email o se no anche su Telegram, quindi proprio, cioè se vi perdete quella notifica lì, ragazzi, cambiate cellulare. Potete impostare la sensibilità, sensibilità bassa, media o alta. Io ho impostato media anche perché, ragazzi, se ve lo porto via col carro attrezzi, allora se voi la mettete su alta, sensibilità alta, anche magari quando picchiate la portiera, fate cose strane, o okay, che magari andate a lavorare lì dove è il GPS, vi arrivano gli avvisi. Quindi io l'ho fatta media in modo tale che viene rilevato se veramente ve lo stanno portando via. Sempre attiva l'allarme dopo un minuto che il mezzo è stato fermo, e l'accensione viene disattivata nel momento che attivate il camper per partire. Questo, diciamo, questo allarme si disattiva. Taglio dei cavi, ecco, questa è una cosa che io ho visto tanto su Facebook, che tanti dicono, ma è inutile che mettete il localizzatore perché tanto vi tagliano i cavi, c'è il discorso jammer che adesso ci arriviamo, quindi cosa lo mettete a fare, tanto viene disattivato. Attenzione, se loro entrano e tagliano i cavi, ecco un aneddoto, io quando ho fatto montare il block shaft mi hanno disattivato la batteria, hanno tolto i cavi perché dovevano lavorare. Mi è arrivata la notifica, attenzione, sono stati tagliati i cavi. Io sapevo che era dal meccanico, quindi non è che sono chiamato i carabinieri. Però se fosse stato in spiaggia, se fosse stato al supermercato e me lo stavano portando via, mi avessero tagliato i cavi, io lo sapevo e correvo subito e vedevo cosa stava succedendo. Una mosca nel camper, va bene? Quindi questo è buono. E per ultimo, ragazzi, ma non meno importante, c'è il discorso dell'interferenza del jamming. Un'interferenza normale o un jamming? Che cos'è il jamming, per chi di voi non lo sa? È un accessorio che quei furboni dei ladri si prestano a comprare prima di entrarti nel camper, nel van, passano di fianco per creare un'interferenza in modo tale che ti disattivano tutti quei sistemi di allarme, in questo caso antifurto, GPS e bla bla bla. Questo cosa succede? Sicuramente funzionerà il jamming con il MOX, però prima ti arriva il messaggio. Prima di disattivarsi, guarda che mi sto disattivando perché mi sta rompendo le balle. Tu comunque lo sai e vai sempre ad intervenire e vai a vedere nel van cosa sta succedendo. Quindi ragazzi, questo qua, secondo me, queste ultime due sono due allarmi, due plus da avere in qualsiasi localizzatore GPS che montate sul vostro camper, sul vostro mezzo. Anche perché, ripeto, questi sistemi non è che ti impediscono di farti rubare il mezzo, però ti avvisano. Quindi sai che sta succedendo qualcosa che non va bene. E corri e vai ad intervenire se lo puoi fare. Questi qua erano gli allarmi e gli avvisi. Poi c'è anche lo stato dell'abbonamento, vedete? Io adesso ho impostato il nome del dispositivo, rinnovo automatico attivo, data del prossimo addebito sarà il 19/7/2022. Mi scaleranno quei famosi 30-35 euro, cos'è che ho detto? No, scusami, quei famosi 40 euro, anche perché ho fatto quello automatico. Poi potresti andare anche su gestione abbonamento e vedi un po'. Condivisione privacy, puoi condividere il dispositivo, per esempio io con Claudia non l'ho ancora fatto, però potrei farla. Condivido il dispositivo con lei, l'amministratore sono io, ma lei riceve anche lei gli avvisi. Magari il mio cellulare non prende quando sono in giro, gli avvisi gli arrivano a lei, quindi vi compensate.
Invece su impostazioni andate ad impostare il nome del dispositivo, l'icona, potete cambiare anche l'icona al van, poi potreste ripetere la configurazione guidata e poi vabbè, ripristino il discorso della fabbrica. La cosa buona, vedete anche, c'è anche lo storico e vi fa vedere tutti gli eventi, accensione disinserita, accensione inserita, i viaggi, quanto avete viaggiato, io adesso mi sono spostato, ho fatto 6 minuti di viaggio, 1 chilometro, le posizioni, perché tutte le posizioni che registra poi potete andare a vedere nella cronologia, praticamente avete sotto controllo a 360 gradi tutto quello che succede al van, o al van, al camion, al camper, dove lo installate voi. La terza e ultima icona sono i plugins. Cosa sono i plugins? Praticamente vi fa vedere, vedi, notifiche push, notifiche email, o se no hanno fatto anche le notifiche Telegram. Adesso come nuovo plugins che dovrebbero farlo e te lo dà disponibile a breve è l'Home Assistant Link. Se voi, ripeto, siete degli smanettoni, avete Alexa o Google a casa, vi arrivano le notifiche anche lì. Quindi praticamente non potete non ricevere la notifica se succede qualcosa, automaticamente, cioè ci manca poco che vi vengano a citofonare a casa, quindi va bene. Poi ci spostiamo su WhatsApp, perché cosa c'è su WhatsApp? C'è un numero, allora andiamo a recuperarlo, allora, ok, Mox Assistenza, vedete che io adesso qua ci sono anche vecchi messaggi, sono praticamente una bomba, ragazzi, perché voi andate a scrivergli su WhatsApp, salvate il contatto e tutto, qualsiasi cosa loro vi c'è un call center, c'è, sono comunque degli operatori che vi rispondono subito. Il servizio ovviamente clienti Mox è a sua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e mezza e dalle 14:30 alle 18, ovviamente vabbè ragazzi, festivi esclusi. Però cosa potete fare in linea di massima? Io di solito li ho contattati per andare a cambiare il contachilometri, nel senso che se voi vedete che ci sono delle discrepanze, li scrivete e loro ve lo sistemano subito. Se avete dei problemi con l'abbonamento, se avete dei problemi sulla gestione che magari vi prende, non prende, dovete fare magari l'aggiornamento, loro vi aiutano a farlo, vi dicono cosa ci sarà magari nel prossimo aggiornamento. E una cosa molto bella anche da vedere, tornando nell'applicazione, potete attivare anche la modalità risparmio energetico. Cosa succede? Se il van rimane fermo per più di 24 ore e non lo utilizzate, automaticamente, se l'avete attivata e ve l'attivano loro scrivendovi su WhatsApp, lui praticamente entra in una sorta di standby, che però è sempre attivo, nel senso che è spento e non consuma tanti ampere, che però adesso non lo so, ragazzi, potete andarvelo a vedere, adesso mi sfugge. Sono una stupidata gli ampere che consuma, a me la batteria del motore non mi si è azzerata mai. Consuma ancora meno di quegli ampere lì di quando è attivo, però nel momento che si girano le chiavi o nel momento che entra in gioco un allarme, lui pam, torna subito attivo, esce automaticamente dalla modalità risparmio energetico e ritorna subito attivo. Quindi è una bomba, ragazzi, io che dire. Mi sono trovato da Dio, adesso termino questo pippone, non so quanto verrà lungo questo video, cercherò di tagliare, di fare un po' così. Però per qualsiasi cosa scrivete qua sotto nei commenti, se avete domande, se avete tutto, iscrivetevi al canale, ragazzi, se non l'avete già fatto, e mettete un mi piace, condividetelo se avete anche magari parenti, amici che anche loro vogliono informazioni inerenti a questa cosa qua, scrivete a loro, scrivete su internet, fate qualsiasi tipo di domanda e ragazzi, alla prossima e al prossimo video. Ciao ciao, GoPro arresta video.